Iskador, puoi atterrare, sì, qui, ok, Iskador, bellissimo così, cara Iskador, quante ne abbiamo fatte io e te, insieme? Tu lo sai che io sono l'essere più potente di tutta Gor! Ciao Giada. Ciao Johnny. Che c'è? Stavo giocando. Allora, noi dobbiamo assolutamente parlare. Che ho fatto, mo? No, Giada! Allora. Ma perché? Mi hai acceso le luci, mi hai rovinato l'atmosfera. Perché? Prima di tutto dobbiamo salutare i nostri amici, non è che ti sei accorto che la puntata è iniziata. Ma stavo giocando. Iniziamo a salutarli. Ok. Ciao amici, bentornati al Gormiti Show! Allora, adesso che li abbiamo salutati, sì. Secondo, perché stai giocando senza di me? Io ho detto che volevo giocare con te. Giada, sei sempre in ritardo, mi sono messa a giocare, dai. No, non è vero. Sì. E poi, dai, terzo. Stavo creando una storia. Perché hai già il calzettone dei Gormiti? Giada, è normale. La Befana è lontana ancora. Lo so che è lontana ancora, però Giada, siccome questo calzettone va a ruba, perché piace tantissimo ai bambini, ho voluto prenderne almeno uno. E perché non hai preso uno anche per me? Lo voglio anch'io. Perché non volevo? Perché mi disturbi mentre gioco. No. Ecco perché. Senti, facciamo così. Adesso che mi hai fatto arrabbiare, mi sono arrabbiato, adesso ti sfido. Così impari. Così impari e così impari. Oh, sì. Va bene. Va bene cosa? Adesso... Ok, vedrai che vincerò. Sì, ma adesso devo ricreare la storia. Mi devo vendicare. Com'era qua? Giada, è inutile dirlo, è inutile dirlo. E infatti non dire niente, prendiamo. Vabbè. E questa volta vincerò. Ci sono un po' rimasto. Questa però, sfida. Però questa volta, Giada, devo dirtela. Che devo dirtelo. Che cosa? Sento. Senti. Che vincerò di nuovo, Giada. Strano, invece questa volta. Vincerò di nuovo. Lo so, vincerò. Mi piace un sacco, io amo questa categoria, la categoria del magma. Sì, sì. Perché ho trovato, adesso te lo dico, ho trovato Saburo. E io ho trovato Lord Sol. Chi ride adesso? Chi ride, Johnny? Mi sa che questa volta vincerò io. E Giada, non riesco più a continuare la sfida perché mi sono pietrificato. Sì, sì, solo perché sai che stai per perdere. Mi sa che dobbiamo farne Prendi un'altra. Prendi la tua card, forza. Io sulla card ho il numero 9. E io il 445. Non esiste il 400 e basta, non esiste. È il 7. Il numero 9. E sotto al piede ho il numero 5. Che numero hai? Il numero 5. Ah. E tu che numero hai? Perché? Perché devi dirmelo, Johnny. No, il gioco non è questo. No, il gioco è questo. Allora, sulla card numero 7. E fin qua. Lo sappiamo. E sul piede... ho il numero 1. Quindi vuol dire solo una cosa, che ho vinto io. Finalmente. Non hai vinto, Giada. Guarda che bello che è. Non hai Guarda vinto. Che non bello hai che è. Giada, dobbiamo farne un'altra, questa era di prova, dai. No, non è vero, per una volta che vinco, non fare così. Giada, accetta la sconfitta. Era di prova, era chiaro che era di prova, dobbiamo farne assolutamente un'altra. No, metti giù le bustine, perché adesso è arrivato un altro momento, Johnny. No, andiamo un altro momento, dove io ti sfido a fare un lavoretto super gormitico. Ah, tu mi sfidi, io ti stavo per sfidare io. No, ti sfido io. Ok, accetto la sfida. Dai, certo. Allora, Johnny, è arrivato il momento del lavoretto. Sì, e vai, cosa facciamo Questa volta oggi? Facciamo, dato che siamo sempre in tema natalizio, sì. Facciamo le palline sì. con le rune. Le rune! Guarda come sono belle brillanti. Wow, la runa! Mi piace un sacco! Ma cos'è una runa? Johnny, eh? Come fa a piacerti un sacco se non sai che cos'è? Allora, fa adesso niente, te lo spiego. Mi piace. La runa è il simbolo dell'elemento dei nostri okay. gormiti. Ah, tipo tritio. Ah, ok, tritione ha questo elemento qua. Sì. Kerion, ok, la runa, ok. Chiaro, quella è la runa. Chiaro. Allora, sei pronto a iniziare? Sì. Cosa facciamo? Per prima cosa ci serve un cartoncino. Perfetto. Grazie. Io l'ho già preso. Ok. E il nostro foglio è stampato. Che bisogna stampare, va bene. Me ne è stampato anche. Ok, grazie. Ho stampato anche a te. Grazie mille. Ok. Ok. Sì. Allora... prendiamo le nostre forbici. Lo so, che ci vuole un genio, Giada, è facilissimo. Sempre con la punta arrotondata, mi raccomando. Punta se arrotondata. No, fatevi aiutare dai vostri genitori. Prendiamo il foglio e lo pieghiamo in due. Così, tagliamo giusto la metà.
O se no posso fare anche così, guarda. Sì, ma è così, vai un po' storto. Vabbè, è meglio tagliarlo così. L'importante però che non andiamo sul disegno, sì, giusto? Quello è vero, però per fare una cosa un pochino più ordinata tagliamo così. Ok. Ok, poi scegliamo uno dei nostri due fogli. Ok, io scelgo quello già col colore. Ok, aspetta, aspetta. Lo prendiamo. Ok. E lo incolliamo sul nostro cartoncino. Ah. La colla, qua. Prendiamo la nostra colla. Solo uno, mi raccomando. Prendiamo la colla. Mettiamola dietro al nostro foglio. Hai imparato ad aprirla, eh? Già, non è che ci vuole chissà chi, Cioè. Chissà chi? Vabbè. Ok, poi la incolliamo. Incolliamo. Adesso. Sì. Prendiamo le forbici. Fantastico. Sì, ok. Prendiamo le forbici e bisogna tagliare il contorno. Mi raccomando, bene bene nel bordo, in giro, qua, non andate a tagliare. Bravo, proprio tu lo dici. Non bisogna andare sopra. Importante non andare sopra. Esatto, io l'ho già tagliato, vediamo, ho cambiato. Hai già tagliato tu? Sì, ho già tagliato. Tutti e due. Ok. Una volta che abbiamo tagliato tutti e due, si prende il nostro, l'altra parte che non è stata attaccata al cartoncino, ci mettiamo la colla e la incolliamo dietro, proprio così. Così abbiamo il davanti. Quindi fammi e capire, dietro. Adesso che l'ho ritagliata così, sì, giusto? Taglia anche questa. Ok, taglio il suo disegno, ok? Sì. E gliela incollo dietro. Esatto. Giusto? Ok, aspetta che lo faccio. Così è bello rigido. Una volta che l'abbiamo tagliato, facciamo anche il buchino con il nostro taglierino. Sì. Così è già pronto per essere attaccato. Però mi raccomando, se usate il taglierino con mamma e papà, Sì, mi raccomando. Non usatelo voi, mi raccomando, perché è molto molto aspetta, pericoloso. Aspetta, aspetta, ci sono. Ho tagliato okay, questa. Perfetto. Ho fatto questa e adesso incollo questo così. Bravissimo. Giusto? Tieni la colla. Yes. Dopo aver fatto tutto quanto, sì, noi prendiamo un pennello. Ecco qua, guarda. Bravo, incollalo bene. Non ho tagliato bene i bordi, però vabbè. Però prima devi fare il buchetto. Per attaccare il cordino. Per attaccare il cordino, esatto. Dopodiché prendiamo il pennello da colla. Guarda come lo faccio il buchino. Ah, è un altro modo. Ho trovato una tecnica. Aspetta, riesci ad aprirla tu che sei più forte? Fai vedere. Questa è una challenge. Aspetta, devo chiedere aiuto ad Alphacarion. Alphacarion, aiutami! Ok. Prendi un pennello. Sì. Prendi un pennello. E dammelo. Guarda quanti ce ne sono lì. Ok, prendiamo un pennello. Sì. Scegliamo quale glitter vogliamo usare. Sì. Quale scegli tu? Io il rosso. Questo, giallo. Ok, allora mettiamolo qua vicino. Ok. Per prima cosa prendiamo il pennello. Lo mettiamo nella colla. Ok. Non troppa, non troppa, Johnny! Non troppa, se non colli tutto attento. E tu mi hai detto fai un po' così. Ma tu hai detto metti... Tu hai detto metti nella colla il pennello. Sì, ma non troppo. Prendi un altro. Ok. Poco, giusto così. Tic, perché è piccolo il nostro pennello. Ah, ok, ok. Quindi colla e praticamente sì, incolla. E si mette... Aspetta, iniziamo con questo. Ok. Che è più facile. Prendiamo la parte colorata. Sì. E con la colla è come se colorassimo. Col pennello, scusa. Col pennello è come se colorassimo. E la nostra runa. Bene. Ah, ok, poi sulla colla noi ci mettiamo i glitter. Esatto. Così si appiccicano. Esatto. Hai proprio capito bene. Allora mettiamo. Sì, ma è difficile quella del magma. Ne hai scelto uno un po' difficile. Non ce la farò mai. Ma no, ma sono tutti facili. Guarda che bello. Basta che ti impegni, vedrai che bello che diventa. Ok, quindi, adesso allora, che ho messo la mia colla sopra il disegno. Adesso che abbiamo messo la colla sul disegno, prendiamo il nostro glitter che abbiamo scelto. Attento ad aprirlo piano, perché esplodono tutti. Esplodono tutti. Come si apre? Ah, guarda, così c'è il tappino. Sì, esatto. E lo passiamo sopra il nostro, la nostra pallina. Ok. Guarda. Devi buttarne un pochino, però, che, okay, perché sennò non viene, non tutti si attaccheranno. Ok. Ok. Sì, ma Giada c'è un problema, però. Gianni, non troppo! Non si vede più la runa. Sì, ho capito, sembra una pioggia di brillantini. Sì, non così tanto. Ma è sparita? Ma perché adesso guarda cosa si fa. Ma devo rifarla da no, capo. No, guarda, così. Adesso aspettiamo un secondo. Cosa devo fare? Non soffiare. Sapevo già che stavi per dire soffiare.
Non soffiare che vola. Devo soffiare, Giada. No, Giada, devo soffiare. Vola tutto. No. Vola tutto. Ok. Fai così. Ed eccola, guarda che bella. Tu non hai messo tanta colla intorno. Però... Bella. Vabbè. Invece dietro. Vabbè. Però ho capito il procedimento. Ok. Ah, okay. E dietro possiamo anche dietro colorare. Dietro invece è più bello perché guarda adesso. Possiamo anche colorare coi pennarelli dietro. Anche con le matite. Anche però, guarda come viene se lo fai anche dietro. Fammi viene provare. Tutto brillantinato. Io invece coloro. Ma no. Ma voglio è colorare coi pennarelli. È bello se tu fai così, guarda così. Guarda che bello che diventa. Guarda che bella che diventa così. Guarda. È più bello il mio. Così ho colorato il magma. Visto? Ti non piace? È, no. Come no? È bellissimo. Non mi piace. Non mi piace, non è il nostro lavoretto. Il nostro lavoretto faccio anche così, un altro, guarda ne che faccio. Bello. Perché ho capito tutti i procedimenti. Così. Però già da qua c'è un disastro. C'è colla dappertutto. E poi? Vabbè, senti già. Colpa tua. Facciamo che... Anche questa volta ne prendo una bella già fatta. È troppo comodo così, Johnny. Va bene. E poi la prendo sul mio alberello. Qua sì, le ho fatte io queste per farvi vedere come si poi fanno. Prendo anche questa. Guardate che bella, bambini, l'ho fatta io. Sì, e poi... loro lo sanno che non è vero. Poi ho fatto anche questa, guardate. Ok. Tutta questa. È meglio andare avanti, e Johnny, perché adesso è arrivato un momento molto importante. Quella di attaccare queste sugli alberi? No. Andiamo a vedere. È arrivato il momento della bacheca gormitica! Sì, però già da prima di leggere tutto quello che ci è arrivato, disegni e dediche, tra poco, tra una settimana, è Natale! Sì, questo vuol dire che manca davvero pochissimo alla mega puntata del Gourmeti Show! Sì, non vedo l'ora, ci saranno un sacco di sorprese, tantissimi giochi! A proposito di giochi, vi lasciamo qui sotto il link per il maxi cruciverba dei Gourmeti! Eh sì, io poi tra l'altro, Giada, sono molto forte nel cruciverba dei Gourmeti, Soprattutto in quello dei Gourmeti! Vedremo la prossima settimana! Ok! E se di solito a Natale fate la tombolata, aspettate! Perché saremo noi a dare i numeri. Esatto, saremo a dare i numeri e possiamo fare una tombolata insieme. Basta Giada, il Natale si avvicina. Andiamo avanti. Allora, ci sono arrivati dei disegni e una sì. foto, giusto? Ok, inizio io. Ok, vai. Il piccolo Lucio ci manda questo bellissimo disegno e ci scrive: ciao, mi chiamo Lucio, ho 6 anni, mi piacciono tanto i Gourmeti e il Gourmeti Show. I miei preferiti sono Saburo e Lord Tritium. Un abbraccio gormitico! Ti mandiamo anche noi un super abbraccio! Ma guarda che bello, Giada! C'è Lord Sol. Bellissimo questo disegno! E c'è Lord Sol che sconfigge Lord Eklos. Bellissimo! E guarda, poi anche c'è Matilde che ci ha mandato un altro disegno. Ciao, Matilde! C'è scritto: ciao, Gianni e Giada, sono Matilde e questa volta vi ho inviato un disegno che raffigura l'epico scontro tra il Lord dell'Ordine Sol e il Lord del Caos Eklos, che apre la terza stagione dei Gourmeti e che domina di continuo nella mente degli uomini. E voi vi sentite più Solark o più Eclipsion? Più ordinati, allora, o più disordinati? Tu sei Eclipsion quando sei in cameretta tua, perché hai tutto un disordine in giro, è impossibile. Vero. Sì, sono un po' disordinato. C'hai un armadio che è pieno di disordine. È vero, io ragione. Invece, chiaramente, sono un Solark, sono molto ordinato. Sì. Dai, possiamo dire che sono molto ordinato, un pochino. Forse un pochino più di me, ma... Allora, facciamo così, che secondo me siamo tutti un po' Solark e tutti un po' Eclipsion. È vero, bisogna trovare il giusto equilibrio. Giustamente. Francesco invece ci manda questa bellissima foto dove ci sono i suoi Gourmeti e un all'album a colori dei Gourmeti. Wow! Guarda, tantissime, hai visto? Bravo Francesco, continua a seguirci, mi raccomando, Giada, cosa devono fare i nostri amici se vogliono mandarci le loro foto? Devono loro mandarli a gourmetishow.gourmeti.com, così noi li mostriamo tutti quanti in puntata. È finita la puntata e tra poco si avvicina il Natale. Tra l'altro, Giada, non ho ancora finito la letterina. Come hai fatto a non finirla? Ti ho detto che devi farla, se no niente regalo. Giada, ascoltami, ho un foglio che è alto così. E è ovvio che ci metto tanto a scrivere tutto quello che voglio. Davvero, ma io l'ho fatta tanto tempo fa. Fa niente. Cosa devono fare i nostri amici, Giada? Devono continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Condividete il video e iscrivetevi. Mettete tantissimi like. E iscrivetevi al canale, mi raccomando. Un saluto da Giada. E Gianni, vi aspettiamo venerdì prossimo. Ciao.